Buona giornata a tutti, bentornati all'appuntamento con la Buona Notizia. Vi raccontiamo i fatti, la vita della Chiesa Bresciana. Ricominciamo col nostro itinerario, diciamo, più autunnale, invernale, scandendo il ritmo dei servizi con la vita appunto delle nostre parrocchie, con le proposte e le iniziative della Chiesa Diocesana. Partiamo da un anno in oratorio presentato lo scorso 4 di settembre, l'anno oratoriano nella logica della lettera pastorale. Una processione mariana con il Vescovo per chiedere a Maria la protezione su questo anno che inizia e poi la festa della voce del popolo. Il Vescovo ha dialogato sul tema Nutriti dalla bellezza. Siamo andati a Ospitaletto per vedere l'ultimo Grest, insomma, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e poi abbiamo incontrato Diego Mesa per parlarci del servizio civile. Il Vangelo di questa domenica ci è commentato da Padre Domenico Fidanza, sacerdote Pia Martino. L'era perduto ed è stato ritrovato, è la frase tipica della parabola del figlio al prodigo, o meglio del padre misericordioso. Gesù risponde con le parabole della misericordia a chi lo interpella sul suo ruolo nei confronti dei peccatori. È la logica della misericordia di Dio. Ascoltiamo il Vangelo e il commento di Padre Domenico. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova?». Il capitolo 15 del Vangelo narrato da Luca ci presenta la parabola della misericordia. Un'unica parabola in tre scene. Le parabole costituiscono il cuore della predicazione di Gesù e ci fanno comprendere il volto di Dio Padre. Questo è il cuore del Vangelo: Dio Padre di tenerezza, Dio Padre compassionevole. E qui ci vengono presentate tre esperienze: la pecora ritrovata, la dracma ritrovata e il Padre buono, misericordioso e i due fratelli. E tutte e tre queste esperienze si concludono con un invito alla gioia. Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Così, io vi dico, vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Ci poniamo una domanda: chi sono i 99 giusti? Sono i chiamati a riconoscersi in quella pecora smarrita, perché sono nel deserto, stanno vagando nel deserto, e quei 99 giusti sono chiamati a riconoscersi peccatori, a riconoscere che si sono persi, che sono bisognosi di misericordia, bisognosi di un incontro che salva. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Nella seconda scena ci viene presentata la tenerezza di Dio attraverso la parabola della dracma perduta. Vi è una donna che, dopo aver perso la sua moneta, accende la lampada e spazza finché non la trova. È il dono della nostra fede, sepolta dall'esperienza del peccato, che ha bisogno di essere illuminata. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci,
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Nella terza scena ci viene presentato un padre buono, misericordioso e due fratelli. I due fratelli sono gli stessi gruppi che incontriamo all'inizio del capitolo 15, che sono i veri destinatari di questa parabola: i pubblicani e i peccatori da una parte, gli scribi e i farisei dall'altra. E la tematica dei fratelli accompagna tutta la storia della salvezza, da Caino ad Abele. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». In ogni parabola c'è una novità inaspettata, c'è una svolta, un punto di svolta, e in questa parabola ci viene presentata dal figlio quando intuisce, comprende e si accorge di aver intrapreso la strada sbagliata. A casa era libero, lì si ritrova schiavo. Il testo del Vangelo ci dice che il figlio rientrò in se stesso, un uomo che si era allontanato dalla sua stessa vita, un uomo che si era allontanato dalla sua stessa esistenza. E il figlio compie un pellegrinaggio interiore, un uomo in cammino, un uomo che si mette in viaggio per riscoprire la vita nuova. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Il fratello maggiore non sa dei movimenti che stanno accadendo nella vita di suo fratello e vede soltanto l'ingiustizia, un padre che prepara una festa. Anche lui non si era scoperto figlio, ma si era soltanto proiettato in maniera differente con suo fratello. Forse c'era in lui un'invidia nascosta per tutto ciò che il fratello aveva compiuto nel momento in cui si era smarrito. Ma poi la parabola passa alla realtà. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Henry Nouwen, nel libro L'abbraccio benedicente, edito dall'editrice Querignana, descrive e narra questa parabola a partire da un quadro di Rembrandt. Il figlio minore e il figlio maggiore dicono di noi, ecco perché la parabola non si conclude. Siamo chiamati anche noi a vivere la nostra esperienza e a entrare in questa parabola. Nel libro troviamo questa frase che è stata detta all'autore: che tu sia figlio maggiore o figlio minore, ti devi rendere conto di essere chiamato a diventare il padre. Per poter vivere questa esperienza di diventare padre, siamo chiamati a scoprire il perdono e l'amore di Dio, un perdono che è ricevuto. Sempre Nouwen nel suo libro ci dice che una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono di Dio. In quell'abbraccio allora c'è l'umanità intera che torna a Dio.
è quell'invito alla gioia e l'Eucarestia domenicale alla quale tutti siamo chiamati, tutti siamo invitati come figli per incontrare il risorto e nutrirci della sua bellezza. In oratorio, nutriti dalla bellezza, lo scorso 4 settembre l'incontro di presentazione dell'anno pastorale. Come ogni anno l'ufficio oratorio ha convocato educatori, sacerdoti per presentare le iniziative e le mediazioni della lettera pastorale del Vescovo e insieme naturalmente a tutte le iniziative che accompagneranno l'anno oratoriano. Un'occasione non solo per guardare dentro l'oratorio, ma anche all'interno della pastorale più ampia, presenti anche Don Rinaldi e Don Ferranti, della pastorale per la società e della mondialità, per dare uno sguardo complessivo all'anno oratoriano e parrocchiale. L'estate ormai trascorsa e, come sempre, in città e in provincia riprendono a pieno ritmo le attività pastorali. Lo scorso 4 settembre a Casa Foresti è stato presentato il nuovo anno oratoriano, ormai alle porte. L'itinerario diocesano, dal titolo So di Cielo, la comunione trasforma la vita, prevede numerosi incontri, iniziative, celebrazioni e pellegrinaggi intorno al tema dell'Eucarestia. L'oratorio quest'anno vive con questo sapore, So di Cielo. È il titolo che abbiamo dato al nostro anno oratoriano, prendendo spunto appunto dalla lettera del nostro Vescovo, nutriti dalla bellezza, dicendoci che la comunione trasforma la vita, quindi tutto questo anno sarà scandito appunto da quel Vangelo dove Gesù dice: io sono il pane del cielo, e questa fame che chiediamo a Dio del suo pane, della sua vita, possa un po' formare, possa un po' educare anche i nostri ragazzi, i nostri educatori, i nostri cammini di formazione, per avere questo sapore di Eucaristia e di comunione. Moltissimi gli eventi proposti per l'anno pastorale, allo scopo di rileggere e rilanciare le esperienze legate al cammino ordinario di ogni parrocchia ed oratorio. Tra le varie attività che presenteremo questa sera, presentiamo anche Oca in gioco la vita, che è un gioco ideato e realizzato dalla cooperativa Chemai. Ci piacerebbe portare Oca in gioco la vita negli oratori per portare questa testimonianza in modo diverso e nuovo attraverso questo gioco ai giovani, quindi nei catechismi e con i giovani e gli adolescenti dei percorsi dell'oratorio. Oca in gioco la vita è un gioco ideato e realizzato dalla cooperativa Chemai, che ha come obiettivo quello di mostrare il viaggio dei richiedenti asilo che partono dall'Africa subsahariana e raggiungono l'Europa. Tra questi, la ripresa del percorso di formazione per giovani I Dieci Comandamenti, il prossimo 22 settembre nella chiesa di Sant'Agata in città. L'8 settembre la chiesa bresciana celebra la Natività di Maria, la festa patronale del Santuario delle Grazie, il Santuario diocesano. E quest'anno l'occasione particolare è stata quella di vivere un momento di preghiera, un rosario meditato, partendo dalla cattedrale con le fiaccole e i flambeau insieme al Vescovo per affidare a Maria l'anno pastorale. E la processione mariana vissuta in città lo scorso appunto 7 di settembre, accompagnata da un numero consistente di fedeli, in particolare quelli legati ai pellegrinaggi a Lourdes. Sabato 7 settembre il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto la processione con le fiaccole, pregando il rosario per affidare alla Madonna il nuovo anno pastorale. Dopo la partenza dalla cattedrale, il corteo dei fedeli, attraversando le vie del centro storico, è giunto alla Basilica delle Grazie, da secoli cuore della fede mariana dei bresciani. Per la prima volta facciamo la processione mariana qui in città, partendo dalla cattedrale fino alla Basilica delle Santa Maria delle Grazie. Domani, 8 settembre, è la festa della Madonna delle Grazie e quindi con il Vescovo ha pensato a vivere questo momento di chiesa per poi affidare a Maria l'anno pastorale che sta per iniziare. Perché? Ecco, con Maria. Innanzitutto c'è una grandissima devozione alla Madonna, ma il Concilio Vaticano II ce la presenta come immagine del cristiano, come madre della Chiesa, quindi come, ecco, il futuro della Chiesa. Pertanto l'importanza di fare questa processione e di pregare insieme, meditare con Maria i misteri della vita di Gesù, vuol dire rafforzare la nostra fede in Cristo, aiutati proprio da lei.
Maria è una di noi, diventata la madre del Salvatore, ha sottolineato il Vescovo davanti all'altare del Santuario delle Grazie. Ci affidiamo quindi a lei che conosce le fatiche, che sa bene quali sono le nostre fatiche. La voce del popolo, il nostro settimanale diocesano, vissuto anche quest'anno a Lograto, la sua festa dal 6 all'8 di settembre. In particolare la serata del 6 settembre è stata dedicata alla prima presentazione della lettera pastorale presente il Vescovo insieme a Roberto Zini, Carla Bino e Don Gabriele Filippini. Un momento per raccontare le impressioni e naturalmente far risuonare i primi messaggi che nascono dalla lettera pastorale sul tema dell'Eucaristia del Vescovo Pierantonio. Come tradizione anche quest'anno all'oratorio di Lograto dal 6 all'8 settembre si è svolta la festa del settimanale diocesano La Voce del Popolo. La prima serata si è aperta con il Vescovo Pierantonio Tremolada, in dialogo con Roberto Zini, Carla Bino e Monsignor Gabriele Filippini, a partire dalla lettera pastorale nutriti dalla bellezza. La comunità è un grande valore perché l'uomo non è nato per stare solo, non è un'isola, ha bisogno degli altri. I rapporti degli altri con gli altri possono essere conflittuali, per cui l'Eucaristia può aiutare molto a capire che tipo di rapporti dobbiamo avere, vale a dire fraterni, positivi. Come scaturito dalle riflessioni esposte nel corso della serata, quello delineato dalla lettera pastorale è l'orizzonte in cui il Vescovo chiede alla Chiesa bresciana, nell'avvio di un nuovo anno pastorale, di mettere a tema alcune questioni importanti, come l'attenzione ai giovani e alle famiglie, soprattutto a quelle ferite. L'esortazione che ci dà il Vescovo Pierantonio con questa lettera pastorale è prima di tutto di essere presenti nel mondo, in questo mondo così com'è, senza nostalgie per un passato glorioso che non torna più, ma come cattolici impegnati a cambiare le situazioni che si possono cambiare. È una lettera intensa che dà grandi spunti di riflessione anche dal punto di vista sociale, con un'attenzione agli ultimi, con uno stile di attenzione rispetto all'ambiente, rispetto alla dignità delle persone. Oltre 500 ragazzi e un centinaio di educatori hanno vissuto il Gresta Ospitaletto nelle ultime settimane di agosto e nella prima settimana di settembre. È un'occasione, quella dell'oratorio di Ospitaletto, per vivere il tema C'era una volta con i personaggi delle sfiabe in stile rock. E allora andiamo a vedere l'ospitaletto al Grest in questo servizio realizzato dalla nostra redazione. Fare un Grest oggi all'interno di un oratorio? Beh, la risposta non può che essere affermativa, anche perché altrimenti andrei contro la mia professione. La forza, secondo me, dirompente del Grest è quello che sa fare comunità, riunisce una comunità giovane e non solo per 3 settimane, ma io direi anche per alcuni mesi, perché qui a Ospitaletto da 3 mesi ho un gruppo di adolescenti piuttosto nutrito che si impegna e si trova tutti i giorni per costruire la scenografia, per preparare i balletti, per cantare, semplicemente per stare insieme. E da parte mia, come sacerdote, sono fortunato ad avere per questi mesi così tanta gente accanto a me, con cui parlare, con cui condividere una parola, con cui sorridere, con cui scherzare. Non sono molti i momenti durante l'anno in cui abbiamo di fronte 500 persone, 500 bambini e ragazzi con cui pregare, con cui trasmettere anche in modo semplice la parola di Dio. Penso che il Grest sia ancora l'unica, o meglio quasi l'unica, l'unico momento in cui poter incontrare davvero così tante persone e far riscoprire ancora la bellezza del donarsi, perché il risultato eccellente del Grest lo si raggiunge soltanto quando ciascuno dona il proprio tempo, dona la propria energia, dona un po' di quello che è all'altro. Siamo 117 educatori e quasi 500 bambini, quindi siamo molto numerosi. Ho scelto di fare l'animatore perché mi piace moltissimo stare con i bambini, fare il Grest soprattutto, e il mio ruolo qui nel Grest è solo il protagonista, sono il principe azzurro.
Ho scelto di fare l'educatrice perché è partito tutto da un mio percorso qui in oratorio, partendo da fare la bambina, sono poi passata a fare il time out e alla fine il mio percorso mi ha portato a diventare educatrice, perché è un servizio che faccio all'interno dell'oratorio per i bambini che, a cui tengo molto a cuore. Ho scelto di fare l'educatore perché comunque io ho tre fratelli, hanno sempre fatto l'educatore e parlando a casa hanno sempre descritto come un'esperienza bella. Io purtroppo ho fatto solo 2 anni da ragazzo e quindi comunque quei 2 anni sono stati molto belli per me. Come educatore speravo come è successo, ci sono tante esperienze positive, tante soddisfazioni piccole, ma tante soddisfazioni. Con noi oggi Diego Mesa, responsabile del servizio civile di Caritas Diocesana di Brescia. Siamo qui a presentare con Diego il nuovo bando per il servizio civile che scadrà il prossimo 10 ottobre. Tanto Diego, benvenuto. Avete scelto una campagna vivace, fatta di fiori, di anguri e di frutti per raccontare vivi il servizio civile. Ma prima di parlare con te, lanciamo questo spot servizio realizzato dai giovani del servizio civile che ci racconta bene il senso di questa iniziativa. È una festa che dura tutto l'anno. Ti riempie la vita. È un viaggio. È una festa del nostro cuore. Perché insieme siamo più forti. Mi ha dato l'energia di andare avanti tutti i miei progetti. Ti connette con il mondo. È condividere la parte migliore di noi stessi con gli altri. È un'occasione per intrecciare legami. Fa germogliare in te cose nuove. È un'esperienza che rinfresca le idee. Mi ha dato il senso e il gusto alla mia vita. Buona. È un'opportunità per cambiare il punto di vista. Tanta vivacità, tanto colore, tanti volti, tante parole. Come nasce questo spot e che cosa vogliono comunicarci questi giovani rispetto a questa esperienza? Bene, questo spot nasce dall'idea dei ragazzi che stanno attualmente svolgendo servizio civile. Vedete, è uno spot fresco perché è stato girato a luglio e quindi c'erano anche molte angurie. Il senso che vuole rappresentare questo spot è che il servizio civile è qualcosa che ha bisogno di prendere forma attraverso l'esperienza. I ragazzi durante l'anno vivono questa esperienza e in qualche modo danno a ciascuno nel proprio servizio la forma che è legata un po' ai propri desideri e alla propria vitalità. Il bando di quest'anno prevede 4 progetti di servizio proposto dalla Caritas Diocesana, uno nell'ambito del disagio adulto, l'altro nell'ambito della disabilità, un altro nell'ambito delle comunità educative per minori e un ultimo progetto si rivolge agli oratori. Come dire, i giovani che arrivano e che desideri hanno, cioè arrivano già consapevoli un po' delle esperienze che faranno o c'è un cammino di formazione che va fatto e un modo di accompagnarli anche dentro questo servizio? Allora, diciamo che innanzitutto il servizio civile è un progetto che è poco conosciuto da parte dei giovani, quindi anche coloro che approdano questa esperienza sono poco consapevoli della portata di questa esperienza stessa. Quindi qualcuno di loro ha idea che sia una sorta di lavoretto,
qualcuno invece ha fatto degli studi nell'ambito sociale e quindi in realtà conosce un po' di più l'esperienza e vede un'opportunità anche di sperimentazione sul campo delle proprie competenze. Qualcun altro che vive una dimensione di incertezza rispetto al futuro decide di non rimanere passivo e in qualche modo di mettersi in gioco. Il termine mettersi in gioco è una delle parole più ricorrenti delle motivazioni che portano i ragazzi. La cosa importante da sottolineare in questo momento è che il bando che permetterà ai giovani di svolgere il servizio nel 2020 è attivo adesso e scade fra circa un mese, il 10 di ottobre. Per poter svolgere questo servizio i ragazzi devono compilare una domanda online, ma soprattutto devono fare una scelta perché ci sono 30.000 posti disponibili, alcuni migliaia di progetti, e loro devono scegliere un progetto e una sede operativa nel quale svolgere il servizio. A questo riguardo la Caritas Diocesana di Brescia offre con il proprio ufficio una piena informazione rispetto a quelli che sono i progetti che noi portiamo avanti e i 50 posti che riguardano la possibilità di svolgere il servizio con noi. Tu dicevi appunto Brescia, Caritas Bresciana, quattro progetti, macro progetti dentro cui ci sono enti diversi. Ripeto, la cosa importante non è tanto quella di andare subito sul sito e andare a scegliere la cosa, quanto contattarvi. Esatto, è importante sapere che una volta formulata la domanda, che è online, la domanda non può più essere modificata. Quindi è importante avere consapevolezza, primo, di che cosa significa svolgere un anno di servizio civile, secondariamente, potendo farlo, prendere contatti direttamente con il centro operativo, quindi rendersi conto di quello che può essere l'esperienza svolta in quel servizio. Questo è quello che noi cerchiamo di fare appunto in queste settimane, offrendo sia le informazioni che in qualche modo anche l'orientamento rispetto ai progetti e ai servizi. Sul nostro sito ci sono tutte le informazioni dei nostri progetti, quindi sono scaricabili, diciamo, i moduli dei progetti, ma soprattutto ci sono i nostri riferimenti per poter prendere contatto direttamente con noi. Ecco, per concludere, Diego, parliamo di giovani, di che età, quanto tempo e poi anche dal punto di vista economico c'è una contribuzione da parte dello Stato. Benissimo, il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni, sia italiani che senza cittadinanza italiana ma con permesso di soggiorno. Prevede un impegno di un anno, sostanzialmente l'anno 2020, mediamente sono 25 ore a settimana di servizio e c'è una indennità di 430 euro al mese. Bene, credo che, ecco, naturalmente sul sito di Caritas Diocesana troverete, ripeto come diceva Diego, altre informazioni. È importante che passi un po' la parola soprattutto a questi ragazzi, perché questa è comunque una possibilità per vivere bene un pezzetto della vita a servizio anche della comunità, oltre delle persone che si incontreranno. Esatto. Grazie a Diego Mesa, responsabile del servizio civile della Caritas Diocesana di Brescia, e adesso è il momento degli appuntamenti della settimana. Venerdì 20 settembre alle ore 20:30 presso la Basilica delle Grazie, la veglia di preghiera con il Vescovo per i cristiani perseguitati. Sabato 21 settembre alle ore 17:45 presso il MOCA in città Brescia, un altro incontro dei dialoghi sulla soglia organizzato dall'unità pastorale del centro storico. Sempre sabato 21 settembre alle ore 16 in cattedrale il Vescovo Petre Molada presiede le ordinazioni diaconali. Domenica 22 settembre alle ore 19:30 presso la chiesa di Sant'Agata in città ricomincia il percorso sui 10 comandamenti. Come sempre i nostri servizi li trovate sul giornale online lavocedelpopolo.it, continuate a seguirci anche nei social, in Facebook, in Twitter, in Instagram e YouTube. L'appuntamento con la buona notizia la prossima settimana, grazie di averci seguito, arrivederci.